La città di Verona conferisce la cittadinanza onoraria alla memoria a Dante Alighieri. Verona si onora di avere il sommo poeta Dante Alighieri come concittadino. Questo è il significato della cerimonia che si è svolta in Sala Razzi alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini, che ha ricevuto a nome di Dante la cittadinanza onoraria. Una consegna simbolica, un segno di quanto Verona, divenuta città dantesca grazie al ministero, abbia investito nell'anno del 700° anniversario della morte del ghibellin Fuggiasco, che a Verona visse per più di 7 anni sotto Bartolomeo prima e Can Grande della Scala poi. Dante diviene in questo anno anniversario, ha sottolineato il ministro, il simbolo della lingua italiana e anche del concetto stesso di nazione, prima ancora che questa nascesse. Credo ha fatto bene il sindaco, ha fatto bene a Verona a sottolineare il rapporto fortissimo tra Dante e Verona, che non ha avuto il riconoscimento universale che invece dovrebbe avere, perché qui Dante ha vissuto, ha scritto una parte importante della Divina Commedia, ha studiato, quindi è stato molto legato alla città, e quindi è giusto che tra le città di Dante ci sia pieno titolo anche Verona. E nel consegnare al ministro la cittadinanza onoraria a Dante Alighieri, il primo cittadino di Verona, Federico Sboarina, non ha mancato di ringraziare il ministero per essere intervenuto nel numero delle presenze in arena per la stagione lirica, come anche per aver sottoscritto il patrocinio del ministero. Un segno importante che racconta il lavoro svolto a livello di istituzioni e di voglia da parte della città scaligera di essere presente in questo momento di ripartenza.